Ciao ragazze, ciao ragazzi! Sì, ho i capelli viola perché ho appena fatto il trattamento alla cheratina e come sapete devo lasciarlo su per 3 giorni e quindi per 3 giorni avrò i capelli di questo colore. Ma a parte questa piccola parentesi, visto che vi è piaciuto così tanto il video in cui ho ordinato McDonald's da bendata, ho deciso di farmi ulteriormente del male e ordinare sushi da bendata, che potenzialmente è ancora peggio rispetto al McDonald's, perché il McDonald's, bene o male, un po' tutto mi piace, anche se devo togliere qualche ingredientino così, un po' qui, un po' là. Invece il sushi io praticamente mangio solo sushi con salmone, quindi qualsiasi sushi con salmone, e gambero fritto. Tutto il resto praticamente non lo mangio, quindi penso che questo video avrà una fine molto disastrosa. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito su Just Eat. Sono su Just Eat, ordino sushi sempre da qua. Ci sono i miei preferiti che ovviamente non possiamo prendere in considerazione. Vediamo un po', allora andiamo giù sul menu classico. Ok, qui ci sono gli antipasti. Io metterò la mia benda, che non è altro che una mascherina da notte di quelle assurde che ho io, e andiamo a scegliere qualcosina per ogni categoria. Questo ravioli di verdure. Non credo mi piacciono i ravioli di verdure. Non mi piacciono i ravioli, non mi piacciono le verdure, quindi sicuramente cominciamo non male, malissimo. Poi andiamo a questo punto sotto i nigiri. Di solito prendo quelli al salmone, manco a dirvelo, e qui ce ne sono veramente tantissimi, e quindi vediamo un po' che cosa ci fa. Mamma mia ragazzi, andiamo a caso dove si ferma la freccina e quello ordineremo qua. Nigiri branzino. Va bene, che cosa volete che vi dica? Non ho mai assaggiato il branzino crudo, quindi non so che cosa aspettarmi. Facciamolo, mi dicono che non è male. Comunque di solito vedo che i miei amici, così anche Eric in realtà, lo mangia, quindi probabilmente sarà decente, lo spero. Di solito ne prendo 3 o 4, quindi prendiamone 3. Oh mio Dio, ok. Poi passiamo ai... i temaki di solito non li prendo, di solito prendo gli osomaki, e eccoli qua, gli osomaki, 8 pezzi, cetriolo, avocado, gambero cotto, salmone, tonno, salmone fritto, tonno fritto, pesce roll. Di solito quelli che mi piacciono sono quelli al salmone e quelli al salmone fritto. Tutti gli altri non ho la più pallida idea di che cosa sia, spero solo che non mi capiti quello al cetriolo, perché ragazzi, quelli non li mangio, cioè ve lo dico, io il cetriolo non lo mangio, per me puzza, lo sapete, non li mangio. Ok, proviamo, vediamo. Ok. Ah, per poco prendevo il salmone. Ok, osomaki con tonno. Va bene, va bene. Tonno l'ho assaggiato, non è tra i miei preferiti, però dai, poteva andare peggio. Se mi capitava il cetriolo, poteva andare peggio. Ok, una di osomaki con tonno. E poi mi piacciono anche tantissimo gli uramaki. Ci sono quelli California, c'è salmone avocado, gambero cotto, Philadelphia salmone, sono i miei preferiti ragazzi, sono buonissimi. Anche spicy salmon mi piace, e anche il gambero fritto. Spicy tonno non l'ho mai mangiato, non ho mai mangiato... Non ho mai mangiato quelli con avocado, surimi e gambero crudo. Gambero crudo non l'ho mai assaggiato perché mi fa impressione, ragazzi. Avocado e verdure, spero che non mi capiti. Ok, anche qui. Spero di non beccarmi le verdure. Questo. Avocado e gambero cotto. Non ho mai mangiato neanche il gambero cotto. Ho mangiato sempre e solo quello fritto. E però mi sa che questa volta mi toccherà assaggiarlo. Vabbè, penso che con questo video sto assaggiando un sacco di sushi che altrimenti non avrei mai assaggiato, quindi forse mi aiuterà a scoprire nuovi sapori, o forse sarà la fine dei miei giorni, non lo so. A questo punto direi che può bastare veramente. Abbiamo tre, no, perché tre? Uno ne volevo. Ravioli di verdure, abbiamo un raviolo di verdure, 3 nigiri al branzino, un roll osomaki con tonno e un uramaki ebi. Ma direi che potremmo andare ancora su un altro roll e prenderne un altro, perché alla fine abbiamo preso solo un roll. Quindi vediamo un po', specialità osomaki. Facciamo un altro round con gli uramaki, perché ce ne sono tanti, quindi secondo me, e poi
sotto ci sono anche i roll, molto più particolari. Dai, facciamolo con i roll. Abbiamo 10 pezzi, ragazzi, quindi sarà una roba gigantesca. Ok, allora possiamo andare anche un po' più in giù. Questo interno, gamberoni impanati e vai! Esterno, pesce misto scottato, limone teriyaki, dai, questo non l'ho mai assaggiato, questo Dragon Roll, però secondo me non è niente male, niente male, perché almeno c'è, ci sono i gamberoni impanati, che almeno quelli so che mi piacciono, la salsa teriyaki mi piace molto, l'ho assaggiata per la prima volta, la usano molto ad Amsterdam, quando vivevo su, la mangiavo spesso, e pesce misto scottato, vabbè, insomma, ci sta, può andare, ok. Drago roll sia, e adesso passiamo alle bevande, perché voglio vedere dolci che cosa c'è. No, dolci hanno solo due, quindi non andrei a cimentarmi, perché non è che ci sia tanta scelta per scegliere così bendata, però possiamo sicuramente andare sulle bevande a scegliere completamente a caso. Ok, basta che non mi capiti, cioè la birra, veramente spero che non mi capiti la birra, ragazzi, quella non la bevo, eh. Ok, allora acqua frizzante, vabbè, vada per l'acqua frizzante, vabbè che non c'era tutta sta scelta, io speravo della Coca-Cola Zero, almeno una Fanta, che ne so, ma no, acqua frizzante, va bene, aggiungiamo l'acqua frizzante. Quindi adesso che abbiamo il raviolo di verdure, tre nigiri al branzino, osomaki con tonno, uramaki ebi, un drago roll e l'acqua frizzante, posso passare al mio ordine definitivo, quindi vado ad inserire tutti i miei dati, ragazzi, per il pagamento, e ci vediamo tra un po' con la consegna quando arriva. Non penso che mi piacerà tantissimo questa cena, ma non si sa mai. One eternity later. Ragazzi, è arrivato finalmente l'ordine da Just Eat, strapesante, e qui immagino ci sia, andiamo a vedere, immagino ci sia la misera acqua frizzante che dovremmo bere stasera. Niente Coca Zero, io speravo almeno una Fanta, una Sprite, no, acqua frizzante. Quindi ragazzi, ce la faremo andare bene, che cosa vi devo dire. E vediamo un po' il nostro ordine. In realtà c'è un po' un mix di roba che ha scelto anche Eri, e quindi dovremo un po' vedere che cosa per me e che cosa no. Allora, questi già li vedo, i tre nigiri al branzino, questi sono per me. Tu cosa ridi? Questi qua che assaggeremo per la prima volta. Ok, poi allora c'è, purtroppo questo non è per me, anche se vorrei che fosse per me. Questi wasabi e zenzero a me non servono, non mi piacciono. Poi questo strano roll, purtroppo credo sia per me. Sarà uramaki? Ah, questo è l'uramaki ebi, quello con gambero cotto e avocado. Ah, questo è buono. Ok. Poi questo credo sia il drago roll. E questo penso che mi piacerà. C'è effettivamente, vediamo bene, il gambero fritto all'interno, non so se riuscite a vedere qualcosa, gambero fritto all'interno, sopra penso tipo patatine, sì, e poi c'è anche appunto del pesce scottato sopra. Questo penso proprio che mi piacerà tanto, quindi per questo sono contenta. Ci ho avuto, prenderò anch'io questo. Assaggialo, assaggialo. E poi vabbè, abbiamo un sacco di salsa di soia, ragazzi, come se piovesse, ma meno male, perché noi la facciamo fuori in un nanosecondo. E poi abbiamo, vabbè, bacchette, pensavano fossimo in tre stavolta. Mi offendo sempre. Sì. Perché, cioè, se sono da sola e ordino un sacco di roba, mandano sempre almeno due bacchette. Se siamo noi due, mandano sempre almeno tre. Questi, ragazzi, questa è la morte. Questi sono i ravioli. Io non mangio i ravioli di niente. Figuriamoci di verdure. Cioè, no, ma no, devo dire che l'odore, cioè, per me sono buoni, non li ho mai provati, ma per me sono buoni. Il profumo non è così male, ma sicuramente non mi piaceranno, vabbè, vedremo. Poi qui ci sono i due maki, purtroppo a me sono usciti quelli col tonno, quindi questi dovrò mangiare, quelli al salmone sono per Eric, porca miseria. E poi, ah sì, questi sono i tuoi edamame. Ciao edamame, mi sarebbe piaciuto tanto mangiarvi. E basta, e qui ci sono, c'è ancora una vaschetta di wasabi e zenzero. E non vi ho fatto vedere bene il
nigiri al branzino. Ragazzi, io lo so che voi tutte ste robe le mangiate tranquillamente, ma io non l'ho mai assaggiato il branzino crudo, quindi non so cosa devo aspettarmi, se sarà tragica la situazione oppure no. Questo teoricamente è l'antipasto, quindi dobbiamo iniziare con questo. Questo invece è il maki al tonno che devo farvi vedere. Vorrei poter mangiare l'altro, ma no, non si può, non si può. E poi qui c'è anche colui che mi controlla e verifica, è tipo l'arbitro delle challenge. Ok, e poi non vi ho fatto vedere bene il roll con gambero cotto, vabbè almeno è cotto, che quello crudo mi sa tanto di pollicioso, non mi ispirava tantissimo, ma ragazzi, insomma, questa è la challenge. E queste, notare, se non le avevate ancora viste, sono le mie bacchette strafighe di Hello Kitty che ho preso in un negozio a Tokyo che aveva solo bacchette, pazzesco. E ovviamente le mie sono rosa e glitterate, quindi direi di iniziare. Proviamo, iniziamo dall'antipasto, giustamente. Oh, mamma mia, cioè, veramente, questa è la cosa peggiore. Non riesco neanche a prenderlo con le bacchette. Questa è la cosa peggiore che poteva capitarmi. Un raviolo alle verdure. Certo, il bello è che ho preso una porzione e mi hanno dato i quattro. Perché sanno che mangi molta verdura. Vabbè. Ugh, ti giuro. Solo l'odore, solo l'odore. Ok. No, secondo me è buono. Per me è buono. Terribile, ragazzi. È buonissimo. È terribile. Sono germogli di soia, carote, cipolla, cosa è stato? Ma poi tipo tofu, li puoi mangiare tranquillamente tu. No, voglio provare solo un pezzo. No, no, prova, mangia tutto. Ma no, perché sennò poi... Ma no, no, mangia tutto. Ma no, no, perché poi non riesci a superare la challenge. Ma senti! Vabbè. Veramente, cioè, la cosa peggiore... Che buono. Che potesse capitarmi, terribile. Puliamoci la bocca con questa misera acqua frizzante. E nemmeno mi piace, cioè... Bevo solo acqua naturale, vabbè. Ora mi puoi versare un po' di Coca Zero, per cortesia? Puoi mettere il dito nella piaga? Ok, ciao. Coca Zero, ti voglio tanto bene, vabbè, niente. Adesso assaggiamo questo nigiri con branzino. Non mi andrà... Manco una roba ho trovato il salmone, cioè niente, vabbè. Presumo mi piacerà. No, sì, qua questo un po' ce l'ha il salmone, diciamo, non solo, ma un po' sopra c'è, ma... Allora. Devo dire la verità, i nigiri al branzino non sono male. Preferisco un po' il sapore del salmone, ma vabbè, ci sono abituata. Però non sono niente male. E devo dire che il branzino, quando lo mangio, perché lo mangio ovviamente ma cotto, ha molto più sapore rispetto al branzino crudo. Non lo so, mi sembra più leggero, si sente di meno il sapore, ma non è niente male. Questa è una cosa che forse potrei anche continuare a mangiare anche nei miei futuri ordini di sushi. Una scoperta. Assaggiamo invece questo Drago Roll, che è super pesante. Mi piace quando ordino i roll e a sorpresa ci trovo le patatine fritte sopra. Mmm, mi ricorda il... Aspetta. Mi ricorda il durian, mi ricorda, Dio santo, è uguale. È uguale. Ma no, è buono, a me piace. A te piace? Uh-huh. Perfetto, mangiateli tutti. Ovviamente... Faccio il bagno nella salsa di soia, perché a me la salsa di soia piace da impazzire. Vediamo. Questo è strabuono. Non so che pesce ci fosse sopra in realtà, perché è misto. Vedo che c'è un po' di salmone, un po' di... Che ne so cosa può essere questo branzino. Cosa può essere? Orata? No. Un po' diverso. Però è molto molto buono. Mi piace in particolare ovviamente la tempura di gambero, strabuona. E adesso devo assaggiare soltanto ancora i maki piccolini. No. No, devo ancora assaggiare in realtà questo con il gambero. Hai preso quello col tonno, sì. Che...
e vediamo un po', anche qui facciamo bene il bagno. Niente male, non si sente tanto il gusto del tonno, non lo so, non lo sento tanto. Preferisco il salmone, continuo a dirlo, ma non è niente male. E adesso passiamo. Scusa, che non vuoi, amore. Io vorrei, però non posso, come devo fare? E adesso mangeremo questo, che sarà, penso, dopo i ravioli, quello che mi piace di meno. Gambero cotto e avocado. Allora, secondo il sapore non è male, ok? E più che altro la consistenza del gambero, che non so, non mi piace. Cioè, siamo sicuri che sia cotto? Sì, è cotto, ma la consistenza del gambero, cioè, proprio mi fa impressione, non lo so. Proprio non mi va giù questa consistenza, non... No, mangiamo piuttosto. Strano. Un altro, senti. Così facile. Un altro pezzo, lo so. Un altro pezzo del nostro Drago Roll, che perlomeno non conoscevo, ma mi è andata bene perché è molto buono. Drago Roll, mica soddisfazione, assaggio. Com'è? È buono. Sì, vero? Mm-hmm. Questo potremmo ordinarlo ancora, era carissimo, tipo 10 euro. Però devo dire, merita, buono. E poi qui ci sono 10 pezzi, mentre gli altri roll di solito hanno 8. Assaggiamo un altro nigiro con branzino. Che poi quando dico ste robe, tipo dei video, non si dice nigiro, lo so. Ok, so che bisognerebbe pucciare il pesce nella salsa di soia e poi mangiare, ma io vado e puccio tutto, ragazzi, chi se ne frega. In realtà in Giappone sono molto più ordinati e bravi a mangiare il sushi, io faccio un casino. Il pesce crudo ha un po' questa consistenza un po', diciamo, voglio dire gommosa, ma un po' particolare, diciamo. Però non è male, non è male. Sicuramente la scoperta è stata questo Drago Roll, e quello che mi piace di meno, boh, vabbè, i ravioli ovviamente, cioè i ravioli e il roll con il gambero cotto non mi fanno proprio impazzire. Ok ragazzi, non sono riuscita a finire tutto assolutamente, specialmente il gambero, ho mangiato giusto due pezzetti perché è veramente terribile, e grazie al cielo i ravioli me li ha finiti Eric. È stato veramente terribile doverli assaggiare, una cosa allucinante, voi non potete capire. Comunque vabbè, ho quasi finito anche l'acqua frizzante, che appunto di solito non è la mia scelta prima, diciamo, ma questo è quanto. Se non altro ho assaggiato questo Drago Roll, che non era niente male, e ho scoperto che anche i nigiri al branzino alla fine non sono male. Forse dovrei spaziare un pochino di più e avere un pochino più coraggio e assaggiare anche qualcosa che di solito non assaggerei, perché magari mi piace. Così come il maki al tonno, che non era male, però quello l'avevo assaggiato già tempo fa, non era male. Prima di mangiare il salmone, mi sa che mangiavo anche parecchio tonno, poi ho assaggiato il salmone e mi è piaciuto di più nel sushi. Comunque, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere quali altri video volete. Vi mando un bacio grandissimo e un abbraccio forte, e ci vediamo al prossimo video, perché non so quando caricherò questo video, quindi se domani è un giorno feriale ci vediamo domani, se invece è weekend, buon weekend e ci vediamo lunedì. Ciao.